Ciao Marco, oggi rispondiamo a te dal mare anche se siamo in ferie. Allora, se devi praticamente installarci una distro Linux piuttosto che una Windows o comunque un sistema operativo in più sulla Virtualization Station, è meglio che stai su un QNAP che indicativamente abbia almeno più di 4 giga di RAM in su, perché 2 giga li usa il QTS e gli altri sarebbero quelli che ti servono per tirare assieme le applicazioni e per poi usarli per il sistema operativo. Quindi uno degli ultimi NAS A2 Bay che ho configurato è il TS253A, che è molto carino e comunque monta tutti gli ultimi sistemi operativi disponibili, sempre in configurazione con due dischi, e penso che tu voglia fare RAID 1, quindi due dischi, uno ridondato sull'altro. Però comunque se vuoi metterti una macchina virtuale, penso con la Virtualization Station, ti consiglio un 4 Bay, perché oltre ad avere una maggiore espansione dello storage, quindi 4 dischi più spazio e 5 più sicurezza, anche i componenti interni che puoi andare ad ampliare, quindi RAM eccetera, ti permettono di avere una flessibilità maggiore, e un 4B di solito ha anche una scheda madre con un processore che è un po' più stabile, diciamo, non progettato solo per archiviazione ma anche per operatività vera e propria. Ricordati anche che un 4Bay è più scalabile di sicuro, quindi un domani puoi metterci anche, che ne so, due dischi fissi in RAID per esempio per il data store, e magari il sistema operativo metterlo su un SSD o su due SSD in RAID anche quelle, quindi sicuramente con un 4Bay ci fai decisamente più cose. E ricordati sempre il discorso del processore, comunque con almeno quad core o 8 core, e la RAM stai almeno su un 6 bay, su un 6 mega o su un 6 giga o su un 8 giga almeno. Ciao, alla prossima.